Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, io sono Billy, siamo qui con un nuovo video. Ovviamente parleremo di Fiorentina-Roma appena terminata 1-2 nel posticipo. Fortunatamente la Roma trova tre punti importantissimi per il nostro campionato. Ma prima di procedere vi ricordo solite cose: iscrivetevi al canale, lasciate un like al video, un commento e di condividere i nostri video in modo da farci conoscere più persone possibili. Seguiteci Instagram, Twitch, qui sotto in descrizione, canali, le pagine di entrambe Bigos underscore off, finora qui sotto in descrizione. Trovate anche il nostro canale Telegram. Canale Telegram privato, qui sotto c'è il link di invito. Canale dove siamo tutti amici, parliamo di Roma, di Lazio, di calcio a 360 gradi, si scherza, e sicuramente è il modo più veloce per un contatto diretto con noi. Vi ricordo anche di seguire gli amici di Pagine Romaniste su Twitch, anche loro fanno come noi una live il lunedì. Vi ricordo quindi contestualmente anche lunedì sera alle 22 saremo live con Free Kick. Il mercoledì e il venerdì. Sicuramente Yuri e Federico sono dei ragazzi molto preparati sulla Roma, quindi mi raccomando andarli a seguire e sicuramente prossimamente rivedrete anche me su quegli schermi. Ma veniamo alla partita di questa sera. Primo tempo che si può racchiudere con due aggettivi: sterilità e imprecisione. Perché? Perché la Roma è stata molto imprecisa nei passaggi, mai un passaggio pulito, tutti i passaggetti sporchi e grossa sterilità davanti, ragazzi. Davanti una Roma inoffensiva. Drungowski nel primo tempo ha campato un tre quarti d'ora veramente in tranquillità. Succede tutto nella ripresa. Spinazzola fa, Spinazzola disfa. Eurogol dell'esterno romanista, ha imbeccato benissimo da Mancini. Ha fatto un gol alla Cristiano Ronaldo, la palla gli arriva da dietro. La prende al volo e la spara alle spalle del portiere vichingo della Fiorentina. Poco dopo, l'azione che secondo me condiziona molto il proseguo della stagione della Roma. Contropiede Fiorentina, Roma spezzata in due, una Roma che ci ha messo troppo tempo a ripiegare e in questa azione perdiamo il pilastro della squadra. Perché oltre a dover rinunciare ad Dzeko, adesso si ferma anche Veretout. Da come è uscito dal campo sono molto preoccupato. Il centrocampista francese, come vi ho detto più volte, a mio avviso è il cuore, i polmoni e il cervello della Roma, e la Roma lo perde secondo me anche per un bel po' di tempo, e questa cosa mi lascia la mano in bocca. Torno da Firenze sicuramente non con la felicità dei tre punti, ma con la consapevolezza che da oggi sarà ancora più dura affrontare questo campionato. Eravamo arrivati al pareggio della Fiorentina, quindi in questa azione dove Veretout si fa male, la Fiorentina riesce a trovare il pareggio con uno sfortunatissimo Spinazzola che fa l'ennesimo autogol stagionale della squadra. Ragazzi, ne abbiamo fatti veramente tanti quest'anno d'autogol. Penso senza autogol, 4-5 punti in più, penso che ce l'avevamo in classifica. Roma raggiunta dalla Fiorentina, Roma tra l'altro raggiunta nel suo miglior momento. Perché la Roma, come col Milan, in un momento che sembrava che poteva far su la partita, perché prima del pareggio della Fiorentina la Roma poteva veramente chiuderla, viene raggiunta. E poi, quando tutto sembrava portare l'ennesima delusione con la Roma, uscire da Firenze con un pareggio, invece all'ottantesimo, Diawara, su assist del buon Rick Casar, perché subentrato è Bruno Perez. Oggi Bruno Perez, tra l'altro, sembra che ha un bel contorno occhi, sembra truccato benissimo oggi Bruno Perez, riesce a portare in vantaggio la Roma, annullato dal guardaline per fuorigioco, riassegnato al VAR. Quindi la Roma al 90esimo trova i tre punti fondamentali a Firenze, e adesso bisogna continuare a portare a casa i risultati. Certo, va detto, è una Roma abbastanza sfortunata, troppi infortuni quest'anno. Abbiamo perso Zaniolo all'inizio, noi ci scordiamo sempre che uno dei pilastri della Roma la stagione non l'ha neanche iniziata con la maglia giallorossa. Abbiamo il boxer di Dzeko, ragazzi, anche oggi Borja Mayoral ha dimostrato di non essere all'altezza del bomber bosniaco. Quando parlo di sterilità offensiva, sicuramente il maggior imputato è Borja Mayoral. Anche oggi non ha trasmesso niente alla squadra, non ha creato pericoli, solamente su quel gol mangiato, no, perché comunque sia non era facile,
che si è fatto intercettare da Drungoski, però poca roba. Oggi anche Mkhitaryan male. Pedro, quando è subentrato, ci ha messo impegno, ma molta imprecisione, molto fumo e niente arrosto. Stefan Shaarawy, il faraone, deve trovare ancora, secondo me, un pochino di lucidità fisica, e quindi ci troviamo una Roma spuntata. Parliamo dell'assenza della stagione. Zaniolo, Dzeko adesso, purtroppo Veretout, ragazzi, Veretout sarà una perdita troppo importante per la Roma. E poi oggi abbiamo visto tornare Chris Smalling, secondo me un attimino affaticato, si vedeva che era un pochino fuori ritmo. Abbiamo ritrovato Kumbulla, aspettiamo che torni Bagnez. Sono contento per il gol di Diawara, perché tra l'altro diciamo nella live di venerdì dagli amici di Pagine Romaniste, Diawara secondo me potrebbe far comodo alla Roma, e soprattutto adesso, ragazzi, che Veretout purtroppo l'abbiamo perso per un po'. Credo che Diawara, questo gol di Diawara, sia molto importante. Ragazzi, per questa sera è tutto. Fortunatamente usciamo con 3 punti, purtroppo perdiamo Veretout, e secondo me questi sono 3 punti che consentono a Fonseca di, secondo me, di prendere tempo, perché io non lo vedo così stabile. Cioè, perché la Roma messa nel primo tempo, secondo me, se la Roma continua a giocare come il primo tempo di oggi, Fonseca con le braccia incrociate, fra un po' vediamo da un'altra parte. Perché, non lo so, io ho sempre più dubbi. Il tempo passa, Fonseca è in scadenza di contratto a giugno, non si parla di rinnovo, non si parla di niente, e non mi meraviglierei se a giugno, arrivi questo divorzio con l'allenatore portoghese. Adesso testa la prossima partita, poi arriva lo Shakhtar, penso la settimana prossima, se non sbaglio, l'11, sì, la settimana prossima, e dobbiamo fare il conto degli acciaccati. Speriamo bene, ragazzi. Beh, per questa sera è tutto, da Big un abbraccio, ciao alla prossima.